Pour une tasse en soirée avec iPhone, ça va changer. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est clap, c'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est clap, c'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est clap, c'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est clap, c'est top. La guitare invisible. Tu suis nos chorégraphies, les résultats sont garantis. On bosse avec Amel Wally. Hey, hey, danse! T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est clap, c'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est clap, c'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est clap, c'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est clap. Allora, innanzitutto, naturalmente, la nostra è stato il tempo, ci ha dato una grossa mano. In più abbiamo cercato di portare entusiasmo per le vive della nostra città, il nostro borgo. Abbiamo, come vedete anche dietro, c'è il nostro castello, il nostro borgo medievale. Abbiamo cercato di sfruttare, di portare quell'entusiasmo per conoscere le tipicità nostre, i nostri prodotti locali, le degustazioni dei nostri viti, i vini, e ritirare fuori le nostre abitudini che avevamo. Ecco, tra l'altro, visto che la Proloco ha aperto il famoso ristorante in occasione di questa festa, ci sarà un avvenire, insomma, mi auguro, su questo ristorante. Abbiamo mangiato benissimo, tra l'altro, ieri. Il nostro obiettivo che c'è fra Proloco e amministrazione comunale è di quello del potere, è risfruttare il nostro castello, riutilizzarlo nel miglior modo e riattivarlo a pieno regime, al 100%, a 360 gradi. In più abbiamo sfruttato per questo evento con il ristorantino del castello, che è stato, diciamo, un successo, perché abbiamo, abbiamo avuto tanta gente che si è alternata, ottime risposte,
quindi siamo veramente contenti, euforici, entusiasmi di tutto il percorso che stiamo facendo. Siamo una provoca giovane, un'amministrazione come una regione, con tanto entusiasmo, tanta voglia di fare e tanta buona volontà. Diciamo l'inizio di un nuovo percorso, no, ma comunque, perché è una cosa, diciamo, 28esima edizione, direi che ne avete fatte già parecchie, però ci sono delle nuove energie, mi sembra di capire, se si vuole fare qualcosa di nuovo, di diverso, sicuramente questi ragazzi non ci deluderanno. Grazie. Allora, siamo qui con una folta rappresentanza dell'amministrazione comunale di Belforte. Questa è la 28esima festa del miele, c'era un sacco di gente, davvero tanta gente. Piero, ci vuoi fare un resoconto? Siete soddisfatti di come andate? Siamo molto soddisfatti e anche molto stanchi, perché abbiamo avuto tanto da fare e perché c'è stata veramente un'affluenza record. Penso di poter dire insieme anche qui ai colleghi che non abbiamo, è la prima volta che vediamo una roba così, no? Una roba, una presenza così massiccia di persone, poi provenienti insomma da tutta la provincia, cittadini, Pesaro, Riccione, da Fano, quindi ringraziamo proprio tutto il territorio, siamo contenti di aver ospitato questa moltitudine di persone. Io giro queste chiavi, queste sono le chiavi del nostro castello, siamo dentro il castello, lo abbiamo gestito insieme alla Proloco, abbiamo fatto un successo, penso che sia un vanto poter dire che qui ci sono stati dei ragazzi che hanno, come dire, creato un evento così particolare all'interno della festa del mondo. La festa del miele quest'anno ha avuto due peculiarità, quella culturale che si è sviluppata prevalentemente nella giornata di sabato, dove abbiamo organizzato un incontro, convegno, chiacchierata, potremmo dargli, capito, una diversa connotazione, con argomento il nuovo PSR, un argomento molto importante per il nostro territorio. Ci ha, come dire, onorato della propria presenza un funzionario regionale, il dottor Bisogni, poi il dottor Maiale della Comunità Montana, tutti i sindaci della zona. È stato un incontro estremamente interessante, anche perché insomma nella parte finale è intervenuto anche l'onorevole Morani, che ci ha onorato della sua presenza e con degli spunti interessanti. Una seconda iniziativa fatta sabato è stato il concorso Pedoro, che è arrivato come Apedoro per apicoltori, piccoli apicoltori, dilettanti del Montefeltro, è arrivata la quinta edizione. Facciamo praticamente lo spoglio, diciamo, delle schede dentro la settimana e andiamo a fare la premiazione giovedì. Quindi giovedì sera qui al Castello di Belforte facciamo un altro evento dove premiamo gli apicoltori. Chi ha fatto il miglior miele, i migliori abbinamenti con formaggi, e penso sia una serata interessante, anche se molto, come dire, specialistica per il settore. Beh, naturalmente noi non mancheremo. La domenica penso che sia più corretto che ve la spiega Enrico, che è consigliere del comune, insomma, di maggioranza, ma è anche l'ex presidente della Proloco, che è quello che può dirvi sicuramente le cose come sono andate in maniera più precisa. Anche perché dopo siamo andati anche a votare per la provincia oggi. Abbiamo fatto anche un centinaio di chilometri per andare a dare il nostro contributo per la costituzione del nuovo organismo provinciale. Henry. Io parto prendendo le chiavi dal sindaco, perché queste chiavi sono un motivo d'orgoglio personale. Abbiamo avuto la possibilità, grazie a queste chiavi, abbiamo avuto la possibilità di vedere all'opera tutti i giovani del nostro paese, cosa che sinceramente negli ultimi 5 anni ogni anno ci ho provato ma non ci sono mai riuscito. Quest'anno, grazie anche all'inserimento di nuove figure all'interno della Proloco, perché è cambiato il direttivo, c'è un presidente nuovo, ci sono dei giovani nuovi che si sono messi in discussione, hanno fatto un lavoro enorme,
enorme, perché far ripartire questa struttura, qui la sfida era veramente di aprire le porte. E secondo me non si sono limitati solamente a gestire il castello, l'hanno anche in parte ristrutturato, quindi veramente si sono rimboccati le maniche, hanno lavorato tutte le sere, e poi veramente il successo non poteva non esserci. Sono anch'io molto contento della partecipazione che c'è stata da parte del nostro territorio nel nostro paese, perché è un'affluenza così, in 5 anni che li ho fatti da presidente della Proloco non ho mai visto, non ho mai visto un'affluenza del genere. Sicuramente la bella giornata ha contribuito in maniera sicuramente determinante, ma voglio dare anche, diciamo, il giusto valore alle persone che hanno lavorato per portare tutte queste persone. Quindi è giusto dirlo, bene, diamo merito alla fortuna, ma prendiamocene anche un po' di questi meriti, perché probabilmente negli ultimi anni Belforte ha iniziato un percorso che sicuramente ci porterà lontano. E posso dire, Belforte sta cominciando a cambiare, i nostri concittadini stanno cambiando, perché comunque i valori sono altri, hanno iniziato a capire quali sono dal mio punto di vista, e quindi lo stare insieme, ma anche soffrire un po' insieme. In effetti, abbiamo lavorato due settimane a testa bassa, dove, ripeto, i giovani, e sottolineo sempre giovani, perché parlare dei più grandi è scontato, loro, le colonne portanti, è normale che sono tutti quelli che hanno contribuito alle ultime feste, però il futuro è dato dalle persone che si inseriscono ogni anno, e aumentano un po' e le cose si fanno meglio. Quindi non mi stancherò mai di dire che è determinante il contributo di tutti. Il percorso lo stiamo iniziando a capire, l'obiettivo sappiamo qual è. Stiamo cercando di farlo capire bene a tutti, la risposta c'è, io sono molto soddisfatto, sono molto orgoglioso di essere belfortino, perché io ero pian di mentire, sono arrivato qua 5 anni fa da un altro paese, oggi posso dire di essere veramente orgoglioso di essere belfortino. Passo a questo punto, io finisco, passo alle chiavi. Al vice sindaco, che è un altro Pian di Meletino, ex Pian di Meletino. È un altro Pian di Meletino acquistato. Voi acquisito, abiti, cari amici di Pian di Meleto, intanto ci seguite anche voi. Questa se fuga. Vi volete trasferire a Belforte, dopo 2-3 anni vi accettano. Assolutamente. 2-3 anni di viaggio ci vogliono, attenzione. Questa fuga di cervelli è diverso. Io per dire la verità, quest'anno diciamo che è la prima volta che aiuto l'organizzazione della festa, perché non avevo mai, diciamo, non ero mai stato nel merito dell'organizzazione, per cui mi sono trovato da subito, no, con gli altri di Belforte, ho conosciuto anche altre molte persone che non conoscevo, per cui diciamo la mia conoscenza delle persone è aumentata tanto e diciamo che mi ha dato tanti interessi e tanti spunti pensieri. La cosa che a me è piaciuta di più, diciamo, è il fatto di dividere le 5-6 cantine che c'erano nella festa con tutti i giovani, anche giovanissimi, e vedere che quando ai giovani gli dai, diciamo, un obiettivo, si sanno, appunto, si impegnano tantissimo per la riuscita anche di tutta la festa. E poi che dire, dicevo io, essendo il primo anno non ho diciamo, memorie statistiche per ricordare, però venivo qua come visitatore. Normale, come visitatore. Ok, allora siamo stati qui a mangiare, tra l'altro ieri, e abbiamo mangiato benissimo. In particolare io vorrei mettere avanti questo piatto di ravioli che erano favolosi. Chi era la cuoca? Svela la cuoca è la Michela, una ragazza che è una cuoca professionista, quindi non è che siamo andati a prendere la prima persona che passava, ho preso una cuoca di
abbiamo preso una cuoca di Belforte, una ragazza di intorno ai 30 anni, che se non si dice mai il nome della donna, che è bravissima, ha una grande esperienza e ha fatto quello che avete visto. Ecco, noi di cuoche ce n'abbiamo tante, ce l'abbiamo, perché dopo in piazza, tu hai mangiato prima, in piazza dopo c'era... Non si scherza. Non si scherza, perché lì dopo ci sono le quelle un pochino più grandi, quelle che hanno tutta l'esperienza. Okay, allora, stando che non manca la manodopera qualificata. Ora, in questo locale è bellissimo, quando è che si potrà mangiare? Quando è che verrà aperto al pubblico? Quali sono i problemi da affrontare? Noi abbiamo davanti gli ultimi mesi del 2014, che sono il tempo da investire per la ricerca di finanziamenti e per fare la ristrutturazione di quello che c'è da mettere a posto. È chiaro che nel frattempo ci hanno comunque fatto degli eventi. Quindi occasionalmente... Assolutamente. Però l'obiettivo è 2015 ripartire con una struttura funzionante, con quello che abbiamo poi promesso in campagna elettorale, quindi ci deve... Mi auguro con quella bocca. Quello vedremo, cioè sarà sempre disponibile. Quindi però, comunque la gestione sotto una forma cooperativa, gestione, eccetera, comunque l'amministrazione comunale sarà sempre a tirare le fila di gestione. Che dopo sia lo strumento, la cooperativa o un altro tipo di associazione, ancora dobbiamo trovare per la tua ricerca. Però sicuramente l'amministrazione non farà, insomma, quello che magari è stato fatto nell'ultimo periodo, cioè di dare in gestione una cosa che può essere una risorsa, ma non per Belforte, questa è una risorsa per il territorio. Cioè, qui ci sono un potenziale di 70 posti letto. Non so, non c'è un'altra struttura sul territorio di questa capacità, di questa grandezza. Per cui siamo orientati qui. Noi dobbiamo lavorare su questo progetto, ci stiamo lavorando, siamo per certi, in certi settori anche arrivati a capire quali sono le attività che andranno fatte, ma queste te le dico in un'altra intervista, quando saremo ancora. Io mi auguro che siamo riusciti a ottenere un finanziamento per poter. Alla prima l'obiettivo era intanto cominciamo a prendere questi piani, in castello, ok? Quindi già è il primo obiettivo, questo passo avanti è stato fatto e il primo obiettivo è stato raggiunto. Il secondo è riusciamo a tenere il secondo lo stiamo scrivendo. Comunque noi come feste autunnali siamo arrivati alla 28ª edizione, ci sentiamo maturi. Abbiamo prima di noi Pian di Veleto con San Sisto e adesso tocca a noi passare la palla agli amici di Lunano con la festa della castagna. Esatto. Quindi quest'altra settimana noi andiamo tutti a Lunano a vivere l'atmosfera del paese, le cantine, la domenica pomeriggio, e invitiamo tutti insomma a fare un giro nel nostro territorio. Lunano è il nostro territorio. Belforte, Lunano, Pian di Veleto, Scarpegna, Montecerignone, non li dico tutti, però siamo sponsor della nostra terra. Giusto Gaetano? Perfetto. Tu ci stai con noi a andare avanti? Siamo qua. Thank you.